Un'altra lezione, in questo caso parleremo delle tipologie di fame. Sette sono in generale, noi ne tratteremo delle quattro che hanno bisogno di essere approfondite. Certo, che forse sono quelle che uno sottovaluta un po'. E quindi sono sette tipi di fame e analizzeremo la fame del naso, la fame della bocca, la fame del corpo e la fame della mente. Ricordo, a livello generale, i sette diversi tipi di fame sono divisi in fisiologica, fame fisiologica, cioè gli occhi, il tatto, le orecchie, il naso, la bocca, il corpo, e lo stomaco e le cellule sarebbe quella del corpo, e E poi, poi quella emotiva che è della mente, pensieri e emozioni. quindi divisa in due, fisiologica, fame e fame emotiva. Però noi andremo ad analizzare ed approfondire adesso la fame del naso. L'olfatto ha un effetto primitivo e potente sulla mente inconscia, forse perché i nervi olfattivi sono dirette diramazioni del cervello stesso, forse perché l'olfatto era fondamentale per i nostri Non antenati. a caso l'olfatto serviva a localizzare il cibo e a distinguere da lontano le cose pericolose. Non a caso i nostri antenati di notte, al buio, grazie all'olfatto potevano sentire se c'era un incendio, se stava avvenendo qualcosa o anche se avveniva qualcosa di strano intorno. L'olfatto perché di notte non ci guida anche a noi. Sì, a parte il fatto che ci siamo evoluti, quindi le città adesso e anche i luoghi sono illuminati anche la notte, no? Quindi voglio dire, diciamo che determinate funzioni olfattive al giorno d'oggi sono un po' diminuite, no? Certo, Per siamo questa meno motivazione. consapevoli. Un olfatto ben sviluppato aiutava anche a discernere il cibo buono da quello avariato. Oggi non è più così perché certi elementi li considera in maniera diversa. L'essere umano non ha l'olfatto così sviluppato come altre specie animali, ma è comunque in grado di distinguere 10.000 diversi tipi di odori. Poi ovviamente se viene educato quelle ancora aumentano, no? I famosi nasi già hanno questa peculiarità alla nascita, poi uno voglio dire lo può anche educare ed è importante capire che è un'educazione, l'educazione olfattiva può, come i nostri antenati, anche metterci Quello che noi nell'allarme. definiamo sapore dipende quasi interamente dal suo odore e aroma. Quindi ricordiamolo, qual è il senso più sviluppato? L'olfatto. Che nessuno usa O perché di solito pochi. prima di mangiare uno dovrebbe anche odorare quello che ha davanti. Allora, dice, nella lezione abbiamo scritto, vi è mai capitato di avere un forte raffreddore e non sentire più gli odori? Certo che Quando sì. non percepiamo l'odore del cibo ci sembra che non abbia gusto. È vero? Perché ovviamente questo canale è chiuso. Senza l'olfatto si perdono tutte le sottigliezze del sapore, il cibo diventa qualcosa che si mangia solo perché al corpo serve E carburante. allora è questo che noi proseguiamo con, ma come si può diventare consapevoli della fame del naso? Prima di iniziare a mangiare, annusare il cibo davanti a voi. Anziché portare la testa nel piatto, me l'ha insegnato lei, sollevatelo e avvicinatelo al vostro naso e inspirate profondamente. Fatelo varie volte come se voleste indovinare più ingredienti possibili e descriverne in dettaglio i profumi. Quando ingoiate un boccone, restate fermi per qualche momento e riflettete per quanto tempo percepite ancora il retrogusto del cibo mangiato. La fame del naso è soddisfatta dall'odore percepito sia per via ortonasale che per via retronasale. Provate a esercitarvi ispirando mentre passate di fronte all'entrata di un panificio oppure mentre qualcuno sta cucinando. Che poi sono gesti, allora, il respiro è un qualcosa che noi sottovalutiamo, no? Perché fondamentalmente è un qualcosa che avviene meccanicamente, inconsciamente, così. Però effettivamente l'olfatto, noi quando passiamo davanti a un qualcosa che ci attrae, come giustamente un panificio, una pasticceria, subito istintivamente ci viene da odorare più e profondamente. E questo la dice lunga, perché è proprio la fame Con dell'olfatto. un po' di pratica riuscirete a nutrirvi degli odori, è questo che cambia. Nutritevi anche mettendo qualcosa di fragrante in una tazzina, per esempio un cucchiaino di estratto di vaniglia, o un po' di cannella, o un po' di noce moscata. La vostra fame del naso Ne ne sarà. E sarà felice. lo Provatelo. dico perché le persone che Hai capito? La cucinano, camera è alta. sì, Brava, sei sveglia, sveglia. grazie. Coffee, vai. Le persone che cucinano, quando arrivano a tavola, di solito dice sì perché hanno assaggiato. Sì, possono avere anche un po' assaggiato e quindi aver già placato quel senso di fame, ma anche perché gli stessi odori che
vengono fuori dal cibo attraverso il vapore, già quelli hanno saziato la fame del naso. Adesso parliamo della fame della bocca, un'altra tipologia di fame altrettanto importante, ciò che ciascuno considera delizioso o disgustoso è in gran parte frutto di un condizionamento, questo lo diciamo sempre, dipende da cosa la nostra famiglia, la nostra società ci ha tramandato come buono da bere e da mangiare. E questo è ineluttabile. Nei paesi industrializzati un'intera generazione sta crescendo convinta che i vari aromi di frutta contenuti nelle bibite, nelle caramelle, rappresentino il vero sapore di uva, di mele, di ciliegie, eccetera. Però non è così. Per provare davvero una festa per la bocca non servono gusti forti, ma consapevolezza e presenza. Per soddisfare la voglia di sensazioni della bocca non basta masticare e ingoiare un cibo. No. Assolutamente, se vogliamo essere soddisfatti mentre mangiamo, la mente deve essere consapevole di cosa succede nella bocca. Diciamo che vi siete appena seduti di fronte a un bel piatto di pasta condita con il vostro sugo preferito. Il primo boccone è delizioso, il secondo pure. Poi fate un commento su quanto è al dente la pasta e cominciate una conversazione con la vostra amica o moglie fidanzata, o marito, insomma, riguardo ai migliori ristoranti della zona. Tutto a un tratto, guardate giù. Tutto a un tratto, guardate giù e il piatto è vuoto. Oh, questo è un esempio, io mi calzo a pennello. Se non faccio consapevolmente l'atto, veramente mi distraggo e rischio che perdo di vista, boom, e l'ho finito. E perché, quindi non l'ho degustato. Ma perché uno deve essere presente, parlando nel senso, uno deve parlare del cibo, può parlare anche di altre cose, che è, però deve essere consapevole di quell'atto, perché se no si mangia e non si percepisce nulla. Infatti questo è mangiare in maniera inconsapevole. Lo facciamo tutti, eppure tutti possiamo imparare a farlo sempre di meno. Anche pochi minuti a pasto possono innescare un cambiamento. Pochi minuti, non serve essere consapevoli di tutto il pasto, per carità. No, però essere consapevoli di quello che sto facendo, di quello che sto mangiando, sì. E quindi il segreto per soddisfare la fame della bocca è essere presenti, ovvero diventare consapevoli di come si muove il cibo mentre lo mastichiamo, che consistenza, gusto, aroma ha. E questo potrebbe anche, per chi è, insomma, è un po' frettoloso, prendere ogni tanto, appoggiare la forchetta e il coltello sul piatto. Come si può diventare consapevoli della fame della bocca? Prima di mangiare, osservate il cibo dinanzi a voi. Durante il pasto, fermatevi ogni tanto per valutare la fame della bocca. Fate soggiornare in bocca il cibo silenziosamente per qualche secondo in più. Questo aiuterà ad assaporarlo meglio. Anche la masticazione, insomma, non è uno che uno mastica, masticare in base anche, voglio dire, alla consistenza del cibo, no? Rimattiamo sempre che ci sono grandi chef che dicono 30 volte, ma già se uno 10 volte masticasse una cosa sarebbe grandioso. Già, tutti fin da piccoli la mamma cosa ci diceva? Mastica, perché la prima digestione avviene in bocca. E no, sono quelle parole, sì, che abbiamo sempre detto. Però in effetti hai ragione, poi non l'applichiamo. Masticando almeno 15-20 volte, io vi ho detto 10, già vi avrei aiutato, la fame della bocca sarà molto più soddisfatta, anche mangiando alimenti semplici e non particolarmente saporiti. Una fetta di pane o della pasta all'olio diventeranno cibi di felicità alimentare. Basta invitare come ospite d'onore la consapevolezza e stare attenti a quello che uno sta facendo. Semplice. La consapevolezza, infatti, è anche riconsiderabile sulla fame del corpo. Allora, di sicuro, da piccoli siamo tutti sintonizzati con il corpo che ci avvisava quando mangiare e quando smettere. Sì, anche perché fondamentalmente avevamo una coscienza intuitiva su quanto e quale cibo ci serviva. I bambini, cioè, hanno una regolazione propria, proprio hanno questo orologio biologico dentro di quando hanno fame, quando sono sazi. Poi, crescendo, questa saggezza innata si è persa tra le mille voci interne ed esterne che ci dicevano come mangiare. Abbiamo ricevuto messaggi contrastanti dai nostri genitori, dai coetanei, dalla pubblicità, dalle scoperte scientifiche, dai dottori, dai film e dallo specchio. Questi messaggi hanno creato una confusione di desideri, impulsi ed avversioni che ci hanno reso incapaci di mangiare semplicemente e di mangiare semplicemente abbastanza.
Se vogliamo recuperare una relazione bilanciata e sana con il cibo, è essenziale che reimpariamo ad ascoltare i messaggi che il corpo ci manda. Quello è importante. I nostri organi ci possono indicare la fame attraverso sintomi come mal di testa, irritabilità quando uno mangia troppo, pesantezza, anche troppo. Ma anche quando ti avverte il tuo corpo che hai fame, no? Un'improvvisa perdita di energia. Non essere in sintonia con questi segnali può essere pericoloso, invece spessissimo non li ascoltiamo. Il nostro corpo ci parla, oltre che lo stomaco, ci parla tutto il corpo. E quindi ascoltarlo, quando abbiamo che stiamo mangiando un senso di pesantezza, basta! Non insistiamo, ma la devi finire per forza perché il piatto non è finito. E tanti dicono, non sprecare il cibo perché in tutti i paesi del mondo la gente soffre di fame. La prossima volta non lo mangi tutto, avrai attenzione a prendere porzioni più piccole. È quello che stavo dicendo io, fare porzioni più piccole per dire, sono sazio? Sì, non ne prendo più, non sono sazio, ne prendo un altro po'. Cioè, ecco, quella dovrebbe essere l'educazione, non come quando, voglio dire, dobbiamo riempire il piatto, poi lo vediamo, no? Cioè, in giro, se uno vede quei piatti enormi, anche per lo spreco alimentare. Lo you can eat è la cosa più diseducativa a livello alimentare che si possa offrire. Appunto, ma ce l'hanno imposta, come dicevamo prima. C'era suo padre prima, che diceva, no? Mangia e schiatta. Sì. Non è da lezione, però. Sì, perché lui veniva da un'educazione qui a Londra, no? Sì, a Londra. Però, sì, non so quante decenni in Italia non esisteva. Vabbè, all you can eat, gli dice mangia e schianta. Mangia e schianta, perché lui veniva da una generazione in cui veramente venivano dalla guerra, venivano dalla fame, quindi per lui vedere quei piatti così colmi e poi lasciati lì, perché ovviamente uno non può schiantare. Però poi li dovevano mangiare tutti, perché sennò lo pagavi, cioè ciò che avanzava nel piatto veniva pagato, come ora lo sì, you can eat. Appunto, che senso ha? Nessun senso. Allora, spesso, soprattutto quando siamo malati, riusciamo a sentire la richiesta che arriva chiara. Voglio arance, acqua, brodo, carne. È vero, no? Certo, malati, sì, perché bene o male uno ha molta più fame. Quando si ha fame, alcuni hanno una sensazione di un vuoto allo stomaco che chiede di essere riempito. Altri hanno un senso di costrizione, quasi dei crampi, come se lo stomaco volesse digerire il cibo che non c'è. E quindi ognuno basta ascoltarsi, imparare ad ascoltare i messaggi. Quindi da me viene un piccolo mal di testa qua, perché a volte mi dimentico di mangiare. E lo riconosco subito. È la fame del corpo quella. Ho bisogno di energia. È con le abitudini alimentari. È quella fame che mangeresti qualsiasi cosa, senza certo. Problemi. Non è che dice voglia di. La voglia viene quando uno... È con le abitudini alimentari che noi insegniamo allo stomaco quando deve avere fame. Se mangiamo a orari regolari, lo stomaco si abitua ad aspettarsi del cibo e comincerà a brontolare se non riceve alimenti secondo la solita tabella. Chi mangia pranzo, solo un frutto, non senti morsi della fame come chi fa un pasto completo. È il mio caso, io mangio solo la frutta a pranzo, sinceramente non ho nessun problema, perché noi per motivi sociali mangiamo la sera per convivialità. Sì, quindi... anche perché è un'abitudine, non è che uno, voglio dire, deve ascoltarsi, no? Di che cosa ha bisogno, anche perché uno fa una buona colazione al mattino, poi se uno deve lavorare fa un pasto più leggero e poi la sera la convivialità, no? Certo, questo significa che la fame del corpo non è un imperativo al quale dobbiamo per forza obbedire. Con questa fame bisogna trovare un compromesso, significa non preoccuparsi mai se lo stomaco borbotta e non ci è possibile sfamarlo in quel preciso momento. Può sembrare complicato, ma se siamo consapevoli non lo è, perché anche quando uno dice è ora di pranzo, allora subito dice devo andare a mangiare. Se questo orologio qui non ci fosse, probabilmente potremmo passare l'orario del pasto canonico senza nemmeno accorgerci. Ascoltandosi, perché se ho fame e mi segnala il mio corpo. Allo stomaco non interessano i sapori, interessa il volume, o più precisamente l'espansione del volume. Ci manda dei segnali quando si aspetta del cibo e non ne riceve. È l'ora di pranzo, dov'è il cibo? E lui inizia è come una lampada che si inizia. Sì, è il nostro cervello. È il nostro, certo. Allo stesso modo, quando è troppo pieno e espanso, ci manda un avviso di fastidio, disagio. Quando uno mangia troppo dice oddio, come mi sento pieno, no? Che non riesco nemmeno a alzarmi. Ecco, quello mai. La capacità di saper riempire lo stomaco è un'abilità che tutti abbiamo già nella prima infanzia. Questa abitudine, con l'andare del tempo, viene persa per due motivi principali. Se mangiamo troppo o troppo poco senza ascoltare i segnali del nostro corpo. E se ci affidiamo inconsapevolmente a fonti esterne, esempio dieta del momento, all you can eat, pubblicità, siamo a un banchetto dove tutti mangiano, mangi anche tu, cioè devo dire che le influenze esterne veramente ci possono tanto condizionare. No, è così, invece uno dovrebbe dire
che ne so, voglio mangiare il dolce, quella famosa frase mi lascio un posticino per il dolce, è consapevolezza che ho voglia di quello, quindi mangio meno delle altre cose. Ecco, dovremmo un pochino, ecco, ascoltare un pochino di più il nostro corpo. Sempre per la fame del corpo, spesso scambiamo la fame dello stomaco, ossia del nostro corpo, con l'ansia. Lo confermano anche scoperte scientifiche sul sistema digerente e sul suo legame con la mente. Ci sono talmente tante terminazioni nervose nell'intestino da farlo definire il secondo cervello. Ne abbiamo parlato abbondantemente, ne parliamo spesso, lo consideriamo tanto e sinceramente è stata una visione che, grazie anche ai russi, poi nel mondo della scienza è stata portata avanti, ma che dimentichiamo spesso di considerare, questa del secondo cervello. Invece ce lo ridimostra ogni volta, rientra da tutte le parti il secondo cervello. È quello che è il luogo dove viene assimilato il nostro cibo, è il luogo del nostro sistema immunitario, quindi voglio dire, ha importanza. Non c'è allora, fare. Ma come si può riconoscere la vera fame del corpo? Ecco piccoli consigli quando abbiamo fame. Allora, proviamo ad aspettare un po' prima di mangiare. Quindi calma, si mette a sedere, si accomoda, guarda se le stoviglie sono bene messe, il bicchiere, me lo riempio di acqua, bevo un sorso d'acqua, tranquillo. Poi ascoltiamo le sensazioni corporee, quindi ascoltarsi. Mangiamo lentamente una giusta quantità di cibo, quindi non è che uno deve prendere a riempirsi la bocca che non riesce nemmeno a masticare. Cominciamo ad assaporare, consapevolezza di quello che sto mangiando. Ricordiamo che l'eccesso porta infelicità e malattie. Fame della mente. La fame della mente si basa su pensieri ed emozioni. Questa fame include informazioni, numeri, istruzioni, falsi convincimenti, eccetera. Dovrei mangiare più frutta, mi merito proprio un bel gelato, ho letto in quella rivista che bisogna bere 12 bicchieri d'acqua al giorno, il pesce fa bene perché contiene gli omega 3. Questa è la fame della mente. La fame della mente è influenzata da cosa apprendiamo attraverso la vista e il nostro udito. È questa che poi ci influenza e ci dà qualunque visione per le decisioni delle scelte che vogliamo adottare, no Susanna? Certo, anche perché fondamentalmente è importante capire che la fame della mente a volte potrebbe, e spesso lo è, ingannevole, perché pensiamo ad un cibo e ce ne viene voglia, anche se in quel momento non è necessario che noi mangiamo, no? Ho voglia di un cibo, aspettiamo. Aspettiamo. La fame della mente è influenzata da cosa apprendiamo attraverso vista e udito. Ci sono rubriche TV e libri di cucine, di diete che nutrono quotidianamente la fame della mente. Spesso questa fame si basa su concetti assoluti e opposti. Le uova fanno bene, cibi veri contro cibi falsi. Fanno male. E così via. Sì, io lapsus freudiano, perché per me le uova fantastiche, certo, le uova fanno bene. Però sono una grande fonte di proteine. Però per un periodo erano le uova. Ma questo voglio dire, fondamentalmente le ricerche scientifiche non c'erano come adesso, no? Anche le ricerche sul cibo, eccetera. Quindi tante false credenze sono cadute. È importante capire che, a proposito delle uova, per anni queste sono state trattate come un nemico. Era difficile fare torte, dolci, prendendo potendone consumare solo due a settimana, mesi fa. Cioè, è possibile. Poi sono stati realizzati gli studi che hanno dimostrato come il consumo di uova non aumenterebbero il rischio di cardiopatie. Le uova sono tornate amiche, specialmente se io compro delle uova biologiche, mi verrebbe da dire, no? Perché so che il biologico è stato allevato l'animale in una certa maniera, quindi quando gli animali stanno all'aperto, razzolano, anche quello che loro mangiano e come conducono le cosiddette galline felici, come faranno fare queste uova? Saranno uova felici. Allora, uova. Il principio secondo il quale la via giusta sarebbe quella di mezzo ci pare un modo sano di pensare. Nell'alimentazione questo significa non ritenere alcun alimento buono o cattivo in assoluto. Se uno è in salute, perché poi uno si ha delle patologie e dovrà, è diverso, però se uno è in salute, nulla è buono e nulla è cattivo. È, come si dice, la dose che fa il veleno. La giusta via sta nel non esagerare ed estremizzare. Molti studi dimostrano quanto potere la mente può avere sulle nostre abitudini alimentari. È ovvio che, voglio dire, le voglie vengono, no? Però bisogna anche capire quando è il momento di farle e quando non è il momento. Allora, l'idea che dovremmo mangiare in maniera scientifica, che il cibo è una medicina, è tutta consumistica.
Questa ci spinge ad attendere con ansia i risultati degli ultimi ritrovamenti scientifici, a seguire la dieta del momento, specie se promossa da un medico molto social, da qualche star del cinema. L'industria alimentare, consapevole di questo trend, sviluppa nuovi prodotti per nutrire le nostre ansie. Pensate al concetto superfood, tutto quello, gli integratori, tutto il mondo che spingono a tutto spiano per offrirti integrazioni. E non è sempre così, però è l'idea che volevamo fare. Anche perché passare. Se una, voglio dire, ha un buon stile di vita alimentare, possiamo dire tranquillamente che riesce ad integrare tutte quelle cose che vengono dette integratori, eccetera. La fame della mente è veramente difficile da soddisfare, soprattutto se cambia spesso idea. Un giorno ci mette a dieta ferrea, il giorno dopo ci convince che abbiamo bisogno di tanta cioccolata, ma non è finita. Non dobbiamo dimenticare che molte persone mangiano per riempire poi un buco emotivo di carattere personale. Vabbè, questo è normale, arriva, no? Poi lì si arriva anche a sostituire le ansie con il cibo, no? Perché possiamo dire che è la droga fondamentalmente che costa di meno e che è quella che è sempre presente nei nostri frigoriferi e nelle nostre dispense. Infatti pensiamo ai comfort food, cibi che confortano, che generano in ciascuno ricordi legati alla famiglia o all'infanzia, insomma l'intimità. Per molti è la cioccolata, faccio un esempio, che finisco addirittura un contenitore in due giorni soli. Perché? Perché è la fame della mente che vanno a saziare. Saziarsi emotivamente diventa spesso una ragione di vita per alcuni e diventa anche una patologia. Ci sono tante storie di esseri umani provati da esperienze al limite tra fame e morte, che sono riusciti a sopravvivere saziando solo la fame della mente. Guarda, ad esempio, davvero illuminante l'esempio di alcune donne rinchiuse nei campi di prigionia durante la Seconda Guerra Mondiale, che per saziare la fame condividevano oralmente le migliori ricette della propria famiglia, dagli ingredienti ai vari passaggi di cottura. Ma come si può nutrire consapevolmente la fame della mente? Noi ora vogliamo dare le azioni, però guarda che quello che hanno fatto nei campi di concentramento è la dimostrazione. Ne hanno proprio parlato quando, insomma, abbiamo i giorni della memoria, persone che erano nei campi di concentramento, donne che quando avevano fame, i crampi della fame, cominciavano, come ti ho detto prima, no? Ci si sazia anche parlando di cibo, e quindi le ha aiutate tantissimo. Ecco alcuni consigli. Prendete una piccola porzione del cibo che credete vi conforti, un cioccolatino, un cucchiaio di gelato, un pezzetto di pane con pomodoro, ognuno sceglie il suo. Scegliete quello che volete, sedetevi e guardatelo con attenzione. La vostra mente comincia. Riflettendo su emozioni e ricordi che genera in voi. Chi è che sta pensando? Pane col pomodoro? Guarda, io mi ricordo... Io pane col pomodoro. Mi ricordo le merende di quando ero bambina con la mia sorellina, davanti al televisore a guardare Mr. Magoo. Poi, Mr. Magoo. Per qualcuno. Poi, senza distrazioni, mangiatelo molto lentamente. La vostra mente vi ringrazierà. Ma lento. Perché ci nutriamo di due cose: cibo per il corpo, ma cibo anche per la mente. Ok? Allora, in questa lezione, saper riconoscere la fame, abbiamo trattato di come riconoscere tra i 7 tipi di fame la fame del naso, della bocca, del corpo e della mente. Una bella esperienza, davvero spero che sia stata... Che poi vi ritroverete, sperimentatelo su di voi, perché un buon professionista deve sempre sperimentare su di sé e poi può consigliarlo agli altri. Prima di tutto siamo noi la nostra bussola.